Mattino. C'è una storia che abbiamo trovato ieri all'interno della rassegna stampa, i cui contorni vanno ampiamente chiariti, che ci ha fatto pensare fosse il caso di accendere un riflettore su una questione della quale abbiamo parlato lungamente anche in anche come dire, se ne è parlato anche, è stato anche oggetto di campagna elettorale, e che è la questione dell'affido dei minori. La vicenda ve l'abbiamo data, raccontata ieri in rassegna stampa, ne dava conto il giornale con Luca Fazzo, ed era la storia di una ormai donna che ha denunciato la famiglia affidataria e il padre di questa il padre affidatario per una serie di violenze sessuali che sarebbero avvenute in situazioni terribili, addirittura si racconta di una sorta di rito satanico di una ragazza arrivata sedicenne in questa famiglia, poi violentata, e avrebbe avuto un figlio da quest'uomo. Ora i contorni di questa vicenda vanno chiariti. Oggi su altri quotidiani trovate altri dettagli, l'uomo che respinge le accuse e che dice: altre denunce di questo tipo sono state archiviate, stupisce che i giudici l'abbiano presa sul serio, però così hanno fatto e hanno messo il braccialetto elettronico a questi appunto genitori affidatari. Però questo ci consente di riaccendere i riflettori sulla vicenda, di capire un attimo a che punto siamo. Vi ricorderete tutte le polemiche che sono esplose con Bibbiano e quanto ne abbiamo parlato. Barbara Rosina, vicepresidente del CNOAS, Ordine Assistenti Sociali, il Consiglio Nazionale è questo. Rosina, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Rosina, dunque, come operate in questi casi, in queste situazioni? Che verifiche vengono fatte sulle famiglie affidatarie? Quanto riuscite a farle effettivamente? Sì, la ringrazio per questa domanda. Mi consenta una brevissima premessa. Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali è sempre molto disponibile e interessato a parlare di affidamento e tutela dei minori e delle loro famiglie. Vorremmo però che per parlare di un istituto così importante come l'affidamento non si usassero spunti di cronaca così macrabri e incommentabili. Questo per un duplice rischio: da un lato il rischio che le famiglie possano essere disincentivate ad avvicinarsi ai servizi nel momento in cui ci sono delle situazioni di difficoltà, e dall'altro anche per una tutela del grandissimo lavoro che le famiglie affidatarie fanno nel sistema dei servizi, mettendo a disposizione il loro tempo, le loro energie, il loro affetto per sostenere bambini e bambine e famiglie in difficoltà. Gli interventi che il servizio sociale può mettere in atto sono interventi di valutazione delle singole situazioni di vita, degli indicatori che possono portare a dire quali sono i pericoli per quei bambini e quelle bambine all'interno delle loro famiglie, e anche per provare a capire quali sono gli interventi che possono essere attivati per sostenere i loro genitori. Come ha già detto l'autorità garante, con la quale noi abbiamo un protocollo d'intesa attraverso il quale lavoriamo su questi temi quotidianamente, prima di fare una valutazione di messa in protezione di un bambino, ovviamente si lavora il più possibile fornendo degli strumenti di sostegno a domicilio alle persone. Non sempre questi strumenti sono degli strumenti sufficienti, e quindi in alcune situazioni di gravità, e insisto anche io sul fatto che non è la grave indigenza motivo di allontanamento dalle famiglie, i bambini hanno bisogno per il loro sviluppo, per la loro crescita, di un ambiente alternativo a quello della famiglia, che nell'obiettivo della legge e anche nell'obiettivo dei servizi deve essere una collocazione temporanea, deve sempre esserci la possibilità di rientro in famiglia. Certo, allora la ringrazio, e la ringrazio anche per la critica nemmeno troppo velata a come, allo spunto dal quale siamo partiti per questa trasmissione. Però come vede, Rosina, no, è anche il modo per parlare di questi temi e di affrontarli, ed è anche il modo di affrontarli seriamente, speriamo almeno. Come intervenite voi in questo processo, Barbara Rosina, in questo processo nel quale appunto di allontanamento e poi di passaggio alla famiglia affidataria? Sì, guardi, trovo molto interessante le ultime parole della garante, ha parlato di interdisciplinarietà. La valutazione delle difficoltà di una famiglia, della necessità di messa in protezione di un bambino o di una bambina, non vengono mai fatte da un solo operatore. Ci sono gli assistenti sociali, ci sono gli psicologi dell'età evolutiva, la neuropsichiatria infantile, nelle situazioni anche di patologia del genitore possono anche esserci servizi specialistici della sanità.
In ogni caso c'è poi sempre il rapporto con la magistratura, con l'avvocatura dello Stato e anche in alcune situazioni col curatore speciale del bambino. Quindi, come vede, è una rete molto grande di professionalità diverse che fanno delle letture diverse su quella situazione, differenti, e poi la sintesi di queste letture ci consente di prendere delle decisioni che vengono ovviamente presentate all'autorità giudiziaria e che possono essere poi ratificate o eventualmente anche modificate. Nel momento in cui c'è una valutazione di necessità di messa in sicurezza, comunque l'aspetto principale è quello del continuare a lavorare con le famiglie. Restano per sempre i genitori di questi bambini, e anche nel periodo di affidamento, di messa in protezione o di inserimento in comunità, i servizi devono continuare a lavorare con quei genitori e con quei bambini, in modo da garantire a questi genitori la possibilità di comprendere quali possono essere le difficoltà e anche farvi fronte, in modo che, come dicevo già all'inizio, l'obiettivo principale è che il bambino possa ritornare nella sua famiglia. Sono interventi molto complessi, nel protocollo che citavo prima c'è un protocollo anche col Ministero dell'Interno, perché noi lavoriamo spesso con le forze dell'ordine anche per, in situazioni di tutela, magari perché sono loro i primi ad intervenire in alcune situazioni di gravità. È sicuramente una materia complessa, la grande responsabilità dei servizi è quella di riuscire a non nuocere, ma riuscire a mettere in protezione le persone, e quindi è un lavoro di grande responsabilità che coinvolge sicuramente tutto il sistema dei servizi nel suo insieme. Qualcuno non ha sentito i numeri che abbiamo fornito prima su quanti sono i bambini o i ragazzini, non, come scrive l'ascoltatore lo chiede, tolti alle famiglie, ma allontanati dalle famiglie d'origine per tutte le motivazioni che abbiamo detto. Sono 13.500, almeno a fine 2019 erano 13.500. Grazie a entrambe, Carla Garatti, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Barbara Rosina, vicepresidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali. C'è GR24.